Ciao amici e bentornati sul canale YouTube, nuovo episodio di Torno a Linux. Oggi volevo raccontarvi la mia esperienza con Ventoy. Non è una novità, ma è una cosa davvero per me miracolosa, come dice la copertina di questo video, perché con questo supporto multiboot sono riuscito a mettere tutte, o perlomeno quasi tutte, le mie ISO dei vari sistemi operativi, compresi anche quelli Windows, su una sola chiavetta. Rimane aperta, quindi si può tranquillamente andare a modificare il contenuto, aggiungere e togliere senza dover riformattare tutta la chiavetta. È possibile scaricarla sia su Windows sia su Linux. Ragazzi, trovate il link in descrizione a questo video. Mi raccomando, ma ora scopriamolo insieme dopo la sigla. Ventoy è un progetto cinese, in questo caso, comunque, che ci dà la possibilità di creare un supporto multiboot per i nostri file ISO da una sola chiavetta. Quindi ho gettato tutte le mie chiavette, gettato nel senso che le ho finalmente riformattate e le posso usare per tante altre cose, ma uso per i miei lavori in Linux solo questa, ragazzi, questo supporto. Ed è molto semplice. Sul sito troverete il link anche per voi amici Windows, quindi potete fare tranquillamente questo lavoro in Windows. Su Linux bisogna scaricare o il file compresso per poi procedere manualmente all'installazione, o semplicemente digitare questo comando. Una volta scaricata, appunto, decomprimete il file, poi entrate dall'interno della cartella che avete decompresso con il terminale, per essere un pochino più precisi, per i meno esperti, digitate questo comando. Nel vostro terminale comparirà un sito, un indirizzo di un sito internet, un indirizzo che voi dovete copiare e incollare nel browser. Dopodiché andate, come stavo dicendo, sul sito, incollate l'indirizzo IP che avete, che vi ha dato il terminale, ed ecco la configurazione di Ventoy. Mi raccomando, togliete il supporto al Secure Boot, impostate la lingua italiana se la preferite nell'interfaccia di configurazione. Dopodiché potete procedere, potete scegliere se fare una chiavetta GBT o MBR in base alla vecchiaia, al tipo di vostro computer. Per una maggiore compatibilità, magari, o per i computer un pochino più nuovi, io vi do un consiglio, io ne ho fatte due. Una MBR, una GBT, due chiavette praticamente gemelle, 32 GB, in modo da non rimanere tagliato fuori se vado a fare un'installazione su un computer più recente o magari su un computer un pochino più datato. Quindi due chiavette è il mio consiglio. Sponsor di questo video, casefan.com, sito che vende chiavi di attivazione per i nostri sistemi operativi, prodotti Microsoft, pacchetti Office e quant'altro, 100% legali con pagamento PayPal. Infatti da poco Microsoft ha annunciato lo stop alla vendita delle licenze per Windows 10. Io voglio attivare un Windows 10, non c'è problema, li attivo lo stesso, vado su Casefan e acquisto una licenza Windows 10 Pro, ragazzi, la sto vedendo adesso, a 7 euro con il codice WDE50. Ma abbiamo anche altri pacchetti offerte, come Office addirittura, ragazzi, tre pacchetti Office 2021 Pro Pack a 58 euro, quindi per 3 PC. Prezzi davvero interessanti. Io vi lascio linkato tutto in descrizione a questo video. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata perché trovate tutti i codici sconto. Codici sconto in quantità limitata, quindi non fate passare, ragazzi, troppo tempo. Ringrazio ancora Casefan per il supporto e per la collaborazione. È un video sponsorizzato insieme a loro. Ci vediamo ad un prossimo video e riprendiamo con la recensione. Dopodiché sarà davvero rapida la creazione quando
avete finito, andate nel terminale, Ctrl-Esc uscirà e ragazzi, basterà riavviare il vostro computer. Dopo che avete riavviato il vostro computer, la inserite dentro nella vostra porta USB e vi saranno due voci, una con un formato EFI, se non ricordo male, quella lasciatela così, e una spazio, con uno spazio di archiviazione vuoto. Lì potete inserire le vostre ISO tranquillamente, togliere e rimuovere a vostra scelta. Poi ovviamente bisognerà procedere come una normale installazione di una distro, quindi si spegne il computer, si infila la chiavetta, si accende, magari F2 o ESC, dipende dal vostro BIOS, mettere la chiavetta come partizione principale e partirà, e riavviare F10 si salva, riavvia, partirà Ventoy, sarà rapidissimo e avete a disposizione tutte le vostre ROM, tutte le vostre, scusate, ISO. Io qui ho messo Linux, Ubuntu, l'Ubuntu, ho messo qualcosa di Windows, ho messo Windows 10 e Windows 11 nelle ultime versioni. Ovviamente poi su Windows, ragazzi, dovete acquistare, mi raccomando, la licenza legalmente, o acquistare una chiave di licenza che costa un pochino meno, come vi ho fatto vedere su CaseFans. Ed è tutto molto, ragazzi, semplice. Quindi io concluderei non proprio questa recensione, ma questa chiacchierata, sottolineando che Ventoy è davvero una cosa, ragazzi, miracolosa per noi che abbiamo tanta necessità di avere tantissimi ISO, tantissimi sistemi operativi da installare, ma senza dover occupare per forza tantissime chiavette. In questo caso ne basta uno, anzi due, uno per tipo, come vi ho detto prima. Ragazzi, io vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su per aiutare sempre PhoneBlog Italia. Spero che la serie Torno a Linux continuerà a piacervi come le puntate passate. Mi raccomando, iscrivetevi, venitemi a trovare anche su Telegram, tel.offerti, il mio canale ufficiale, con tantissimi codici sconto. Ci vediamo ad un prossimo video, a un'altra puntata, settimana prossima, se tutto va bene, con Torno a Linux, e grazie per il vostro tempo. Ciao!